felice della vita del nostro Osvaldo. E non lo fu nemmeno quello in cui l'Università di Bologna gli consegnò le chiavi del prestigioso laboratorio scientifico già diretto da Luigi Galvani. No, il giorno più bello della sua vita fu quando coronò il sogno di condurre all'altare la donna che aveva temuto di poter amare per sempre nascosto nell'ombra. Le nozze di Libby e Osvaldo si celebrarono nell'autunno del 1860, pochi mesi prima della nascita del Regno d'Italia. Fu una cerimonia sobria, cui parteciparono pochi intimi, tra i quali spiccava la personalità del testimonio dello sposo, il generale Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi. E Mr. Witz? Come è noto, la felicità rende generosi. E così Libby e Osvaldo perdonarono il perfido zio, lo accolsero nella loro casa, in cambio di un po' di aiuto nella cura del piccolo Giuseppe, nato in Italia il 17 marzo 1861. Fine.